Certo, noi andiamo avanti per la nostra strada, i competitors in effetti dicono tante cose, il centro-sinistra ha governato questa città, i 5 Stelle negli ultimi 5 anni, adesso stanno tutti insieme e tutti, e il loro esponente di punta dice che farà tante cose buone per Campobasso. Io dico, ma in 10 anni perché non le hanno fatte queste cose? È una domanda che io mi chiedo ogni giorno, mi faccio ogni giorno e me la chiedono anche i cittadini di Campobasso. Io giro per la città, io questa campagna elettorale la faccio con il confronto diretto, io devo guardare in faccia i cittadini, perché io sono di questa città, sono stato sempre in questa città, mi conoscono tutti perché sono stato sempre dalla parte dei più deboli, e quindi i cittadini chiedono questo confronto proprio a vis-à-vis, come si dice. Ha già dimostrato in passato di aver svolto il ruolo di assessore e i nostri candidati sono abbastanza motivati, quindi oggi andiamo a presentare la lista di noi moderati e viva Campobasso. Sì, è un grande orgoglio partecipare con una lista col simbolo Noi Moderati qui a Campobasso, la prima volta. Noi Moderati è un partito che nasce nel 2023, già nel 2024 ha avuto un risultato molto importante, insomma, quello della presentazione di una lista che farà un ottimo risultato. Abbiamo fatto risultati apprezzabili anche alle regionali in Sardegna, oltre che naturalmente in Molise e in Abruzzo, quindi credo che il solco sia quello di ottenere dei risultati entusiasmanti e gratificanti per il partito. Una città che ha necessità di conoscere una nuova fase di sviluppo. Sì, assolutamente, questa città va ripensata perché viene da 10 anni di amministrazione, di cattiva amministrazione di centrosinistra e poi dei 5 Stelle. Abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti, speriamo di riuscire a tradurli in azioni concrete attraverso una lista forte e competitiva. Grazie.